Allora, diamo il benvenuto a Franck Di Crocco, Head of Retail Distribution di Credit Suisse Asset Management, al quale vogliamo chiedere, all'interno di questo contesto di mercato piuttosto complesso, con tanti spunti, come si sta orientando la vostra proposta commerciale? Sì, ci troviamo di fronte a un contesto di mercato abbastanza complesso, dove l'incertezza regna. In questo contesto suggeriamo sulla componente obbligazionaria di guardare in particolar modo le obbligazioni corporate dei paesi emergenti, obbligazioni corporate che nel 2018 hanno sicuramente sofferto per un allargamento degli spread e soprattutto in questa prima fase del 2019 invece incominciano a dare performance e risultati per una contrazione ovviamente. Sulla parte azionaria riteniamo opportuno inserire all'interno dei portafogli soluzioni di investimento tematiche che si decorrelano un pochettino da quelle che sono le classiche logiche tradizionali e soprattutto si focalizzano su dei trend di mercato di lungo periodo. A completamento di questo portafoglio incominciamo sempre più a sentir parlare di investimenti e soluzioni illiquide. Le soluzioni liquide sono state tipicamente le soluzioni utilizzate dai gestori istituzionali nonché clienti professionali. Oggi anche sulla componente retail molte reti di distribuzione stanno incominciando a osservare con più attenzione questi strumenti. Si tratta di strumenti che hanno un orizzonte temporale nettamente più lungo rispetto alle forme tradizionali di risparmio e soprattutto richiedono una educazione finanziaria nel comprendere le caratteristiche non così semplici di questi strumenti. Parliamo ad esempio di strumenti come senior loans, soluzioni di investimento che lavorano su supply chain, su real estate, sui progetti infrastrutturali, tutti quegli investimenti che hanno una forte decorrelazione con gli strumenti tradizionali e soprattutto investono in alcuni casi anche sull'economia reale.